acción de tu Espíritu Santo, manifiesto es perdón y tu salvación. Resplandece ante mi rostro tu amor y tu bondad. En la renovación de tu Espíritu Santo, manifiesto es perdón y tu salvación. Resplandece. Tu camino me instruye.
Bene, bene, siamo tornati, siamo alla seconda parte del nostro programma d'oggi, Fiumi d'Acqua Viva, dove noi stiamo parlando della importanza della parola di Dio che diventa la luce di Dio, no? Per i nostri cuori, per le nostre menti, per i nostri spiriti, sì? Possiamo essere giustificati, possiamo essere perdonati, possiamo essere ricevuti dal Padre, ma sempre attraverso la fede in colui che può, è l'unico che è in grado di giustificare. Per questo la importanza di avere fede in Gesù Cristo, no? Gesù il Signore, il Figlio del Dio Altissimo, ma per questo abbiamo bisogno della luce. Dice il Salmo 43:3: manda la tua luce e la tua verità perché mi guidino, mi conducano al tuo santo monte e alle tue dimore. Manda la tua luce e la tua verità. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. E poi lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Perciò in Cristo noi abbiamo luce e verità. E qual salmista chiede: manda la tua luce e la tua verità. Questa luce e questa verità il Padre la sta mandando, la sta inviando in questo giorno, adesso, venerdì 20 gennaio 2017, attraverso questo programma Fiumi d'Acqua Viva. Ora, quando il Signore lo manda, è importante riceverlo, perché credendo e mettendo in pratica la parola, come dicevi tu, i comandamenti, gli statuti, il Signore ci riceve come figli. Perché questo è per grazia, non è per opere. E questo lo troviamo scritto anche in Efesini. Sì, Efesini lo dice molto, molto chiaramente al capitolo 2, versetto 8 e 9. Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere affinché niuno si glori. Esatto. Entonces está diciendo, dice el apóstolo Paolo, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Per questo è importante la fede, per questo è importante la parola, per questo è importante credere a colui che ti ama e ti aspetta. Per questo esistono questi programmi Fiumi d'Acqua Viva, e esiste pure il centro cristiano Fonte di Vita, che si trova nella città di Ragusa, dove noi tutte le domeniche alle ore 18:30 ci riuniamo, sì? In via Alicia numero 2, vicino alla Piazza Croce, sì? Vicino al centro commerciale Le Masserie, vicino alla strada Via De Vittorio, quella la strada del carcere di Ragusa. Tutte le domeniche 18:30 Fonte di Vita funziona come una casa. A proposito di questo, abbiamo delle informazioni per condividere con voi. Sì, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ccfontedivita.it, dove troverete tante informazioni riguardo il nostro ministero, come ad esempio cosa facciamo, la nostra storia, chi siamo ed altro. Abbiamo pure un canale su YouTube, CC Fonte di Vita, tutto insieme, minuscolo. Troverete una fotografia tipo tessera, cliccate lì ed andate a video. Lì troverete dei video, messaggi, cantici di lode ed adorazione, anche le puntate precedenti di programmi radiali. Insomma, tanto materiale di benedizione per la vostra crescita spirituale. Potete seguire i programmi online da qualsiasi parte del mondo su radiortm.it. In basso a destra c'è scritto Media. Cliccate la seconda voce Ascolta Radio RTM in streaming ed ascolterete in diretta. Vi invitiamo alle nostre riunioni tutte le domeniche alle ore 18:30 in via Alicia numero 2, vicino a Piazza Croce ed alle Masserie Ragusa. Allora, sono due cose importantissime. Prima cosa, credere alla verità. Seconda cosa, seguirla. Non basta soltanto credere. Perché questo giovane ricco, come dicevi tu, credeva, però non è stato disposto a seguire la verità. La verità era la persona di Gesù di Nazareth,
Gesù Cristo. E lui non è stato disposto, perciò lui aveva una fede parziale, cioè una fede un po' sistemata. Di opere anche, sì, a convenienza. Sì, i comandamenti li ho seguiti. Sì, è un po' come a piacere, no? Se questo mi piace me lo prendo, no? Questo già è molto difficile, più impegnativo, pesante, questo no. Sì. E non è così. Mm-hmm. Cioè, noi sappiamo che nel Signore abbiamo tutto. Abbiamo la vita eterna, abbiamo il perdono, abbiamo la grazia, abbiamo la misericordia. Abbiamo il favore, abbiamo le risorse, abbiamo la tenerezza, abbiamo tutto, però bisogna seguire la verità. È importante ascoltare la parola, però poi in un momento io dovrò fare un'azione, no? Un'azione, perché dice Giacomo che la fede senza opere è morta. O sea, la mia fede deve essere accompagnata da azioni. Cioè, non è che io faccio azioni per raggiungere la grazia o il favore. Io credo, per raggiungere la grazia e il favore, semplicemente io devo credere in colui che ha compiuto un'opera perfetta. Amen. Sì? Questa è la partenza. Sì. Come risultato, io aggiungo le opere a motivo della giustificazione che già sta operando in me. Opere nel senso di obbedienza, no? Di obbedienza, di seguire, sì, la luce, di seguire. La prima opera importante, la prima opera penso che sia fondamentale, che ci rafforza tanto, è congregarsi, stare insieme ad altri uomini e donne che sperimentano questa fede viva. Sì? E poi giustamente vivere la parola e metterla in pratica. Semplicemente, secondo la nostra possibilità, secondo la nostra comprensione, secondo la nostra fede, secondo il nostro livello, però dimostrare che io sono in buona salute. Perché non basta solo dire a parole, sì, io credo, ma se io credo devo accompagnarlo con azioni. Esatto. Sì, come parlavamo prima delle opere, no? Ma nelle opere non c'è merito, non c'è merito in ciò per Dio, no? Davanti a Dio le opere, sì. Ma bensì nel cercarlo e seguirlo. Uh-huh. E sì, perché se vogliamo la vita eterna, come dicevi tu prima, dobbiamo fare un qualcosa, e sarebbe una volta che la luce viene alla tua vita, una volta che la conoscenza in Gesù si ti rivela, devi cominciare a seguirlo, sì. Proprio perché non posso dire il Signore esiste, oppure io credo che c'è il mio Signoruzzo, no? Come si, sì, dice, sì. Così comunemente, ma continuo a fare della mia vita quello che voglio, sto prendendo in giro a Dio e a me stesso. Se io sono padre, un esempio, no? Se io sono padre e mio figlio che abita con me è a casa mia, è normale che deve seguire delle regole, no? Se mi ama, mio figlio mi ama, deve seguire e seguirle le regole. E io padre, perché lo amo, devo disciplinarlo. La stessa cosa succede nel rapporto Dio padre e io figlio. Lui ci dà delle regole, statuti, precetti, che sono scritti nella parola, che mi porteranno a ritrovarlo nella vita eterna, quando dovrò lasciare questo corpo mortale. Non è giusto pretendere la vita eterna dopo questa vita senza cercare e senza seguire il Signore. Importante. Con Lui, è soltanto Lui che la può donare. Ma l'ordine è prima fede e poi opere, non è al contrario. Cercarlo e seguirlo. Sì. Ci fermiamo un attimino e torniamo subito. Sì, grazie. E corro verso te.
Bene, bene, siamo tornati, adesso sì siamo l'ultimissima parte del nostro programma d'oggi, dove stiamo condividendo con voi dei principi biblici e scritturali che sono determinanti per la vita eterna e per camminare in questa luce dal cielo. Non è una luce religiosa, non è una luce esoterica, sì? È una luce che proviene dalla fonte, cioè di colui che l'ha creata, il nostro Padre che ci ha dato gli spiriti e li deve riprendere. Leggendo ad esempio la Genesi, vediamo che Giacobbe, quando morì, dice che spirò, sì? Spirò lo spirito. Perciò lo spirito deve essere consegnato, sì? Il corpo evidentemente va a finire in cimitero, però lo spirito torna. È meglio, meglio, meglio che torni con la giustizia che avviene attraverso la fede di colui che giustifica. Per questo è importante la verità. Per questo è importante la luce, è importante la verità, ma seguire la verità, non soltanto ascoltarla o crederla, seguirla. Seguirla, seguirla. È fondamentale seguire la fede. Perché Gesù ha detto, chi vincerà sarà salvato. Alla fine aspetta una corona di giustizia per coloro che hanno vissuto una vita di fede. Che hanno dimostrato con le proprie azioni. Dedicata. Sì, che hanno camminato. Che hanno agito secondo la parola. E che hanno fatto quello che il Signore le diceva al giovane ricco. Seguimi. Lascia tutto, vieni e seguimi. E seguimi. E lui non l'ha voluto seguire. Perché se lui è il cammino, dobbiamo seguirlo. Perché lui è la via. Gesù ha detto, io sono la via. Sì? Per questo ha detto, seguimi. Sì, la verità è la vita. Perciò una via è stata creata per andare, per muoversi. Per transitarla, sì. Per questo dice Efesini al capitolo 4, versetto 15. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Dice, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo. Ma seguendo la verità è che si cresce. Se io non seguo la verità, come faccio a crescere? Per questo la verità viene rivelata, la verità viene mostrata, viene esposta. Poi aspetta a me. Seguirla o meno. Esatto. Che è importante. Perché in questo tempo di decidere, no? Di ubbidire e seguire la parola, che la parola ti dona luce, vita e speranza di salvezza. Per questo dicevamo prima che sempre ci sono due scelte. O seguiamo il Signore, proprio perché diceva cercatemi e vivrete, oppure camminiamo nelle nostre vie. Non c'è una terza opzione. O siamo con Dio o facciamo quello che noi pensiamo che è il meglio. Noi pensiamo e siamo qui e siamo una voce per dire proprio questo, per portare parole di vita eterna. Sì. Seconda Giovanni, dice Seconda Giovanni capitolo 1, versetto 4. Mi sono grandemente rallegrato di aver trovato alcuni dei tuoi figli che camminano nella verità secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Perfetto. Vedete, questa è una parola che dice l'Apostolo San Giovanni. Lui dice, mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità secondo il comandamento che abbiamo ricevuto del Padre. La prossima epistola, la terza di Giovanni, al capitolo, al versetto 3, sì? Terza Giovanni, versetto 3. Mi sono infatti grandemente rallegrato quando sono venuti alcuni fratelli e hanno reso testimonianza della tua fedeltà alla verità, in quanto tu cammini in verità. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità e che è in te, nel modo in cui tu cammini nella verità. Che è importante camminare in questa verità, la verità che ci renderà liberi. Gesù ha detto conoscerete. Amen. Conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi. Gesù è la via, ma anche è la verità e è la vita. Lui è la luce e per questo il nostro consiglio per voi è credete alla parola, credete nel Signore Gesù Cristo e sarete salvati. Amen. Poi ripetiamo, come sempre lo diciamo, ognuno è libero di fare o di scegliere, però che importante prepararci, prepararsi in questo tempo, così quando noi andremo all'altro tempo, sì, alla vita, dell'altra parte saremo preparati per gioire della luce, ma la luce viene data in anticipo in questa terra. Okay. Per poi avere sempre la vita, per questo dice vita eterna. Ma questa scelta è la scelta della nostra vita, è la scelta, perciò è meglio, come dice Amos, abbiamo parlato su Amos 5:4. Lo stesso Signore dice: cercatemi e vivrete. Ma stiamo parlando in modo spirituale, no? Sì. Vivrete in eterno, per avere vita eterna, sì. Gesù ci ha dimostrato un grandissimo amore e per questo in questo tempo noi stiamo parlando di Lui, di colui che salva, di colui che è in grado di giustificare. Il tempo sta volando, perciò fratello Alfio, vuoi lasciare l'ultimo pensiero e un saluto? Il mio pensiero in questo momento è, come sta scritto in Efesini al capitolo 4, nel versetto 10, dove dice: colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose. Ora, noi abbiamo conosciuto Gesù Cristo, così come attesta sempre più avanti la stessa parola, e gli abbiamo dato ascolto, essendo ammaestrati in Lui, secondo la verità proprio che è in Gesù. Perciò noi siamo il prodotto praticamente dell'opera del Signore, per cui siamo qui soddisfatti sicuramente di fare l'opera sua e di darvi la nostra testimonianza secondo parola per voi che ci ascoltate, affinché possiate, come dice Paolo, raggiungere la conoscenza del Signore Gesù per la testimonianza della stessa verità che sta nella parola. Sì, Claudia. Saluto, e il consiglio è fare al contrario di quello che ha fatto il giovane ricco, e cioè seguire Gesù. Sì. Così avremo la vita eterna. Sì, Gesù le ha promesso al giovane ricco un tesoro in cielo e un tesoro che ci aspetta pure noi se viviamo secondo la parola e camminiamo per mezzo della fede. Vi ringraziamo, sì, per questo tempo di ascolto. Con la grazia del nostro Signore ci vedremo lunedì prossimo. Vi invitiamo alla nostra casa Fonte di Vita tutte le domeniche 18:30. Grazie, un abbraccio, a presto. Presentato Fiumi d'Acqua Viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Grazie per l'ascolto.